Dal vestito di Fedez a forma di cuore alla lingerie di Pizzo di Chiara, ecco i San Valentino più iconici dei Ferragnez prima della crisi. Oggi, nonostante sia San Valentino, Chiara Ferragni e Fedez sono rimasti in silenzio stampa. Né dediche, né cene romantiche, né foto insieme. Una mossa molto strana che non ha fatto altro che amplificare quelle voci di crisi tra i due che, ormai, stando ai vari segnali social, sembrano quasi essere confermate. Segno tangibile, questo, di una crepa nel loro idillio d'amore che sembra essere insanabile. Tensioni, incomprensioni, diversi approcci alle cose e un modo di pensare che non sembra più allineato in un'unica direzione. I Ferragnez non si capiscono più, anzi, forse, stanno iniziando a soffrire di una spaccatura tra di loro che a Sanremo ha toccato i massimi livelli quando Fedez ha fatto di tutto per rubare i riflettori a sua moglie, invece che stare in disparte a gioire del suo successo. E oggi che è la festa degli innamorati, il loro silenzio social ha parlato chiaro, soprattutto se messo a paragone con gli anni scorsi in cui la festa dell'amore veniva celebrata, vissuta e sbandierata dai Ferragnez ai 420. Tra cenette romantiche, dediche strappalacrime, completini intimi super sexy e vari travestimenti. Ecco come festeggiavano, un tempo, Chiara e Fedez il San Valentino quando, prima di diventare un uomo e una donna alle prese con una palese crisi coniugale, erano due influencer innamoratissimi e desiderosi di mostrare a tutti quanto fosse perfetta la loro coppia. Era il 2017 quando Fedez aveva stupito tutti con quel travestimento a forma di cuore tra il pacchiano e il romantico. Il rapper, infatti, indossava una giacca di pelo rosso a forma di cuore e non faceva altro che dichiarare tutto il suo amore per Chiara che, dall'altro lato della telecamera, gli chiedeva dei baci. Bei tempi. Come belli i tempi in cui la mamma di Leone e Vittoria cercava di rendere un po' più piccante la sua relazione stupendo il marito con completini intimi hot. Era il 2019, infatti, quando Chiara faceva di tutto per essere seducente agli occhi di suo marito e di tutti i suoi followers nel giorno degli innamorati.